Mele Barbara. Presente. Maddeo Eugenio. Presente. San Gineto Concetta. Di Santo Egidio Pietro. Belmonte Francesco. Belmonte Francesco. Ok. Laino Rosalbì. Presente. Osso Rocco. Presente. Forestieri Filiberto. Ciancio Alfredo. Assente. Osso Domenico. Allora, c'è un'autorizzazione per le riprese autovisive del consigliere. Sì. C'è anche una richiesta del consigliere Forestieri per le riprese. Si autorizza chiaramente. Ok. Allora, primo punto dell'ordine del giorno, approvazione dei verbali sedute precedenti. Passiamo ai voti, chi vota a favore? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Chi si astiene? 2 astenuti e 0 contrari. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. Beh, volevo dirvi che c'è dal 16 settembre ci sono dei ragazzi delle eccellenze dell'Istituto di Napoli per geometri. Questi ragazzi sono qui dal 16, rimarranno fino al 16 ottobre a San Nicola per circa un mese, dove praticamente svilupperanno uno stage dal progetto al cantiere. Questo stage è stato proposto dal professore architetto Claudio Giussani e sono inserite nell'ambito del progetto Stage in azienda. Terzo punto all'ordine del giorno. Presa d'atto, verifica del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile anno 2013. Allora, per legge ci sono dei controlli obbligatori interni che il segretario comunale deve fare in base al nostro regolamento. In particolare l'articolo 11 del suddetto regolamento prevede che le relazioni sugli esiti dei controlli debbano essere trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore unico dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documento utile per la valutazione al Consiglio Comunale. In particolare il comma 11 dispone che il sindaco nella prima seduta utile successiva ha facoltà di iscrivere la relazione del segretario comunale all'ordine del giorno affinché il Consiglio prenda atto della stessa. Per cui si chiede al Consiglio di deliberare, di prendere atto delle risultanze dei controlli interni relativi all'anno 2013, di trasmettere la presente al responsabile dei servizi interessati nonché al revisore dei conti e al nucleo di valutazione, di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Prego, ci sono interventi? Vabbè, qui il consiglio prende semplicemente atto. Sto chiedendo una presa d'atto, sì. Senza entrare nel merito, senza chiedere atto. È solo una comunicazione al consiglio. Consigliere Rosso? Allora, si passa ai voti, chi vota a favore? L'unanimità. Aspetta, questo Angelo abbiamo. Angelo. Allora, quarto punto all'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio adottato con delibera di giunta comunale numero 66 del 2 settembre 2014. Allora, è stata fatta una delibera di giunta esattamente il 2 settembre per una variazione, non ce l'ho io, una variazione su un PIR di 130.000 euro. Eccola qua, ci sono esattamente allora, l'importo complessivo invece è di 158.600, c'è l'IVA solo da andare a recuperare. Quindi si deve deliberare solo la variazione, ratificare in questo caso. Abbiamo già deliberato per congiunto. Ci sono
Allora, si passa i voti, chi vota a favore? Tutti. Per l'immediata esecutività anche? Vabbè, si vota sempre a favore. Sì, infatti per l'immediata esecutività anche. Del quarto punto? Sì, sì, questo è... Sì. Ok. Allora, quinto punto, riconoscimento debiti fuori bilancio e senza l'articolo 124, lettera A, decreto legislativo 267. Allora, l'ufficio tecnico propone al Consiglio Comunale il riconoscimento di due debiti fuori bilancio ed esattamente... Dov'è, ragazzi? Allora, ci sono... Due sentenze, una la Corte d'Appello di Catanzaro che ha riconosciuto agli eredi Pietro Longo e Milano Assicurazioni la somma di 4,526 e poi un'altra contro il Tar Calabria con sentenza 4,76 di 1903,20 per un totale di 6,429,80. Prego, ci sono... Alla seconda, come siamo andate a spendersi circa 2.000 euro? Ha fatto causa. Sono state due cause. Una è andata a favore al comune. Una favorevole e l'altra no. Sono state condannate all'approvamento delle. Una sì, una no. Ha fatto causa lui, non noi. Quindi ci siamo dovuti difendere. Però bastava essere un po' più attenti. Cioè? In che senso? E in che senso? Se mi dice in quale forse, senso? Forse responsabile del servizio magari poteva no. Fare da cosa? No, poi no, si può esprimere. Stare un po' più attenti. No, assolutamente. No, abbiamo vinto la causa poi, no, non è che l'abbiamo persa, non l'abbiamo vinto. No, sono altre spese, non sono queste qua, queste, non queste. No, non sono queste. Quali sono? Non sono queste qua, cioè sono state fatte due cause, una è andata a favore del comune e un'altra no. Per cui ci hanno condannato alle spese. Siccome non era nel debito fuori bilancio, significano che non sono iscritti nel bilancio di previsione, quindi in questo momento approviamo il debito fuori bilancio. Devo aggiungere altro? Bene. Quindi arrengo? Sì, come no. Sì, vabbè, qua ricorrono i presupposti del 194 lettera A, per cui noi non possiamo fare nient'altro che approvarlo per riconoscere questo debito fuori bilancio. Il consigliere non può fare nient'altro. Certo, quello che diceva prima il consigliere Osso è perfettamente corretto, perché le cause ogni tanto si vincono, ogni tanto si perdono, però ogni tanto ci sono cause in cui anche un bambino capisce che si perde e in quel caso forse il comune farebbe prendere un posto di giusto. Quindi un voto favorevole per annuncio non costituirsi. Allora possiamo passare ai voti. Chi vota a favore? L'unanimità. Sì. Ci vuole pure l'immediata esecutività. Sì, sì. L'immediata esecutività anche. Sì. Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno è variazione di bilancio, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi a salvaguardia degli equilibri, legge articolo 193-267 del 2000. Allora, come ogni 30 settembre bisogna fare la ricognizione degli equilibri di bilancio. Ci sono state delle variazioni che in questa seduta il Consiglio ha deliberato, è stato fatto il ripiano dei debiti fuori bilancio, il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione e il ripristino del pareggio per cui di bilancio. Quindi si dà atto, alla luce della ricognizione della variazione apportata al bilancio di previsione 2014, che permangono gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
di dare atto infine che esistono debiti fuori bilancio di quell'articolo 194, rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 approvato con delibera di Consiglio Comunale 21 del 2014, si è chiuso con un avanzo di amministrazione, il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2014-2016 di quell'articolo 31 della legge 133-2011, di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 193,1 del decreto legislativo 267 del 2000. Prego. Oh, l'ultima volta che abbiamo discusso dei bilanci io sono stato richiamato perché è stato perdere mezz'ora di tempo per un misero bilancio di 9.000 euro. Questa volta sono previsto 3 annunci, voto contrario, per gli stessi motivi che ho già espresso nell'ultimo consiglio. Osservo in questa variazione che sono ricomparso il nuovo atto 2011 che per qualche suo motivo era stato dimenticato. Il fatto di aver ripreso a bilancio il nuovo atto 2011 è perfettamente corretto, lo trovo giusto, altrettanto giusto ritrovato di pennare il 2012-2013 per cui non esiste la reproccia di disponibilità. Si può passare i voti? Posso... Come no? Ma non è inerente a questo punto. Allora, se non è inerente, votiamo e poi alla fine parliamo. Allora, votiamo e poi alla fine parliamo. Allora, si passa i voti, chi vota a favore? Quindi, 7 favorevoli. 7 favorevoli. Chi vota contro? Contrario. 2. Chi si astiene? Nessuno. Allora, il consiglio è finito? Contro e favorevole. Dimmelo. Quindi volevo solo chiedere se c'è tutta l'informazione, sì. Per una piccola discussione, ma senza polemica. Ho chiesto a qualche assessore, a consigliere, questo problema della spazzatura. Volevo capire un attimo che succede. Ci sono gli uffici che stanno provvedendo a quello che... da tempo. Fondamentalmente la spazzatura... Allora, in questo momento ci sono le scariche chiuse, assolutamente chiuse, in questo momento. Ho chiamato proprio 10 minuti prima che cominciasse il consiglio all'ingegnere che mi dovrebbero dare un'autorizzazione da qui a pochi giorni, mi auguro. Dopodiché fa un'interrogazione e rispondiamo. No, volevo solo chiedere questo. È questo, sono chiuse le discariche. Sono chiuse le discariche in questo momento. Penso che un giro all'esterno di San Nicola, fuori dalla periferia, ogni tanto lo fai. No, come lo faccio? Lo faccio e lo seguo pure, tra l'altro. Vedere, insomma, che c'è... Lo seguo pure. Di spazzatura. No, di spazzatura e spazzamento, non di spazzatura. Di spazzatura entrata, di boost. Finita la discussione. Vabbè. Ok. E poi un'altra cosa volevo dire. Infatti è una porta a porta della... Non deve fare la discussione. Di qualcosa eccezionale. Non fare. Io lo sto capendo pure perché ho imparato pure a farlo. Vabbè. Però... è finito il consiglio. Sì, è finito il consiglio, è finito. La cosa okay. Brutta, sai quella? Quando tu vedi qua, no? Che tu fai tutta questa cosa che è bella in famiglia, come sei pure con l'assessore San Girino. E poi vedi che o per un motivo o per l'altro. Beh, io ti rispetto, sì. Non c'è fare la discussione. No, no. Questa è la cosa che scusami, non ti seguo io. Stavo facendo, fanno la raccolta differenziata, è bellissima. Cioè, ho imparato anche io che era con permesso, molto, molto brutta. Farla, no? Perché sai stare. E invece me ne sono accorto che è una cosa proprio. È bella farla, perché ti. Insomma, solo che poi vedi che poi dopo 2 o 3 giorni viene a pigliare la spazzatura, la porta a porta a casa. Allora, forse non mi sono spiegata, signora. E poi vanno a finire tutti in un contenitore, ti spiace. Forse non mi spiegata. Allora, in questo momento il disservizio è dovuto al fatto che... Ma a me non mi risulta che stanno facendo la cosa assolutamente. Comunque, mi faccio un'interrogazione e rispondiamo tranquillamente. Qual è il problema? Anche con il servizio della fotografia. Certo, assolutamente. Okay. Sardegna, questo è tuo. Okay.